Meglio sbagliare o meglio non scegliere? Incontro moltissime persone che hanno paura di sbagliare e proprio per questo non scelgono, scelgono di non scegliere. Il fatto è che quando tendi a non scegliere, ti limiti a subire le circostanze senza permetterti di vivere la vita. Ciao, sono Patrizia Santeducati e aiuto proprio le persone che sentono di poter essere di più, ma si sentono incastrate in una vita che non sentono appartenergli, a seguire il cammino della loro anima per vivere la vita che desiderano, una vita piena di significato. Una vita che sentono che li sta chiamando, ma spesso non osano e non sanno farlo da soli. Quello che ti stavo dicendo è proprio questo, no? Ci sono tante persone che nella loro vita si trovano in difficoltà perché hanno avuto dei traumi, delle situazioni che gli hanno creato insicurezza. Magari queste situazioni di insicurezza sono emerse a causa di traumi che hanno sviluppato quando erano bambini. Il problema è che nel momento in cui le persone non ci vanno a lavorare, continuano a vivere nel dubbio, nell'incertezza, nell'insicurezza e si impediscono di fare delle scelte, di prendere delle decisioni, come anche quella semplicemente di affrontare una questione, superare una situazione che li sta tenendo bloccati o anche decidere di fare qualcosa di diverso per mettersi alla prova, come anche fare una scelta che potrebbe essere rischiosa, ma in qualche modo li mette nella situazione di sperimentare qualcosa e di imparare magari qualcosa nella vita, perché il problema è che se tu non scegli, tra virgolette, non sbaglierai, non cambierai la situazione, magari ritarderai un evento che stai cercando di mettere da parte, di non guardare. Prima o poi la vita ti porterà il conto, perché tu sei qui per imparare, non per vivere una vita comoda, dove non succede mai nulla. Quelle situazioni vanno affrontate, perché tu sei qui per tirar fuori quello che è la possibilità di essere, per sviluppare le tue doti, i tuoi talenti, per metterti in gioco, per diventare il miglior umano che hai la possibilità di essere e di diventare. Quindi nel momento in cui ti trovi in difficoltà nel fare delle scelte, quello che è importante che tu faccia è che cominci a provare. Cominci a metterti alla prova proprio per vedere che cosa succede in quella situazione. Puoi sbagliare? Sì, ma almeno da un errore si impara. Almeno se fai una scelta, hai la possibilità magari di recuperare e di farne un'altra. Intanto hai imparato qualcosa. Ma se non scegli niente, stai semplicemente mettendo un tappo a qualcosa che hai paura che venga a galla. Hai paura di affrontare una sofferenza, hai paura di deludere qualcuno, hai paura di sbagliare. Hai una qualche paura, ma prima o poi quel tappo che stai cercando di mettere salterà in aria. E allora lì sarà molto più complicato, perché comunque la vita ti dovrà far vedere quello che non sei pronto e disposto a vedere, quello che non sei pronto e disposto ad affrontare, quello che ti fa soffrire. Nel momento in cui ti trovi di fronte ad una scelta, hai la possibilità di fare niente, di fare qualcosa, eventualmente con la possibilità di sbagliare. La cosa ancora migliore, che ti permetterà di evitarti tutta una serie di errori, e gli errori non sono per forza le strade più lunghe, non sono per forza le strade più sconnesse, non sono per forza quelle strade che ti fanno fare delle esperienze disarmoniche, perché magari di quelle esperienze hai bisogno. Il terzo modo che io ti propongo, che è quello che suggerisco a tutti i miei allievi, è quello di ascoltare la tua anima, perché la tua anima ti manda sempre dei segnali sulle cose migliori per te, sulle cose da affrontare, anche quando queste cose ti portano a vivere qualcosa di disarmonico. Ti faccio un esempio: nel momento in cui ascolti te stesso e senti l'impulso di fare qualcosa, fallo. Se ci saranno delle situazioni disarmoniche, questo non vorrà dire che tu hai sbagliato, questo non vuol dire che tu hai sentito male, questo vuol dire semplicemente che la vita cercava di farti passare di lì, perché magari lo scoprirai vivendo l'esperienza, andando oltre e vedendo che cosa ti ha voluto insegnare la vita? Perché ti ha fatto passare da quella parte? A me è successo tante volte, tante cose del genere sono successe ai miei allievi. Nel momento in cui tu ti metti in gioco veramente, non è detto che tu vivrai una vita tutta pianeggiante. Vuol dire che magari affronterai delle situazioni che ti metteranno in gioco, che ti faranno trovare delle sfide, ma questo è l'unico modo per crescere, per diventare la miglior persona che hai la possibilità di essere, perché altrimenti la tua vita sarà piatta, la tua vita sarà sì senza scossoni, ma anche senza emozioni, sarà senza colpi di scena, ma sarà anche vuota forse. Ricordati che tu non sei qui per vivere una vita semplicemente tranquilla, tu sei qui per diventare chi hai la possibilità di essere, e la vita ti può far diventare quella persona solo aiutando
sottili, attraverso gli insegnamenti che la vita stessa ti può dare e che tu puoi incontrare permettendoti di metterti in gioco. Nel momento in cui ti trovi ad affrontare qualcosa e scappi sempre, beh, questo non lo potrai imparare. Ti posso fare un esempio. Alessandra si trovava in una situazione difficile in merito alla relazione con i propri figli. Lei aveva una rendita che stava dividendo con loro, che avevano comunque una loro vita, dei loro ingressi, eccetera, e stava rinunciando al suo sogno di poter cambiare lavoro, per poter tirar fuori quello che era venuta a fare qui sulla terra, e per questo aveva bisogno di una certa sicurezza economica e anche del necessario per poter compiere gli studi per lei necessari. Ebbene, lei si è ascoltata e ha scelto di dire ai suoi figli che questa rendita che lei divideva con loro doveva tenerla per lei, che era importante per lei, che doveva creare il suo futuro, la sua vita. E quindi questo non l'ha portata a qualcosa di armonico, perché comunque i suoi figli non erano contenti per questa sua decisione, ma lei l'ha sentito dentro, l'ha sentito nell'anima. E attraverso questa esperienza lei si è permessa di riprendersi il suo posto nel mondo, di cominciare a mettere i confini, di smettere di compiacere gli altri per sentirsi amata, e ha cominciato lei stessa a darsi amore, e questo le ha portato una crescita incredibile. Certo, non è stata la strada più armonica, ma è stata quella più giusta, perché gliel'ha suggerita la vita. Lei è stata così coraggiosa, così umile, così brava ad ascoltare la sua anima, che l'ha portata a affrontare qualcosa di cui aveva veramente paura, anche perché lei aveva le credenze relative al fatto che se avesse fatto una scelta del genere sarebbe stata un egoista. Aveva tutta una serie di credenze limitanti sul fatto che lei potesse prendersi il suo spazio, potesse fare le sue scelte, potesse decidere anche di avere un sano egoismo in merito alle scelte della propria vita. E quindi questa cosa l'ha portata attraverso una strada disarmonica ad imparare un sacco di cose e finalmente a concedersi quello che era importante per lei. Lo so che tante delle cose che ti suggerisco continuamente non sono facili, lo so, ma la vita non è detto che debba essere un'esperienza solo facile. Dipende molto da te, nel senso che se ti opponi alla vita, se tu fai resistenza a ciò che la vita ti propone, beh, la tua vita sarà sicuramente più difficile. Se invece ti permetti di fluire, di ascoltare la vita e di fare anche quelle esperienze disarmoniche, senza remare contro te stesso, senza remare contro la tua anima, senza opporti a ciò che senti dentro, ma cercando di fluire e di affrontare anche le situazioni disarmoniche con maggior armonia possibile, fluendo in esse. Beh, tutto questo è possibile perché i miei allievi lo stanno facendo, io l'ho fatto nella mia vita, ed è proprio per questo, per aiutare anche chi sente di voler fare questi passaggi, chi sente di voler fare quello che sente giusto per sé, sentire il proprio cammino, sentire che fa la scelta giusta, anche se è l'unico che avrebbe fatto quella scelta. Ma tu sei anche l'unico che vive la tua vita, quindi nessuno può sapere che cosa è giusto per te, ma la tua anima lo sa sempre. E quindi è proprio per questo che io ho creato il percorso Vita Straordinaria, per aiutarti nel momento in cui senti che è importante creare la tua vera vita, senti che è importante dare una svolta alla tua esistenza e senti che da solo è difficile, non ce la fai, o vedi che stai rimandando da troppo tempo e hai paura di sprecarla tutta questa vita. Quindi se tu senti che vuoi fare questa trasformazione, senti di essere di più, ma senti che non te lo stai concedendo, che magari è un passaggio che vedi troppo difficile da fare da solo, hai bisogno di 3 cose. La prima è fare un po' quello che ha fatto Alessandra, cominciare ad amare te stesso, ad accettarti per quello che sei, a sentire che le tue scelte sono quelle giuste per te, non perché te lo dice qualcuno, ma perché lo senti dentro, perché la tua anima che te lo dice, perché senti che quello è il tuo cammino. Inoltre hai bisogno di lasciare andare tutto quello che ti impedisce di ascoltarti, che ti impedisce di essere te stesso, tutte quelle credenze, tutti quei devo, tutti quei non posso, tutto quello che ti è stato inculcato nella tua vita e che non ti appartiene, anzi ti limita. Un'altra cosa fondamentale che hai bisogno di imparare è aprire la tua visione, ricominciare a sognare e sentire quei sogni dentro di te, quelli che la tua anima ti sta suggerendo, per realizzarli. Perché se tu non hai una visione, beh, è difficile che tu possa realizzare un tuo sogno, fare della tua vita qualcosa di grandioso. E io non ti propongo mai di fare una vita un po' meglio di così, ma di farne qualcosa di grandioso, anche perché la tua vita vale la pena di viverla completamente, totalmente, anche perché se non la vivrai non ti sentirai molto bene quando andrai in là con gli anni, mentre sarai molto soddisfatto delle tue scelte, anche se hai compiuto degli errori, anche se hai affrontato delle tempeste,
di quello che hai fatto nel momento in cui sei stato coraggioso e hai ascoltato e hai fatto quello che sentivi dentro. La terza cosa di cui hai bisogno, nel momento in cui hai lasciato andare tutta una serie di credenze, di limiti, sarai in contatto con te stesso, con la tua anima ancora più profondamente, sarai in contatto con l'universo, sarai nel flusso della vita e a quel punto sarà molto più semplice intervenire per cambiare la tua esistenza. Tutto questo è quello che stanno facendo i miei allievi e che hanno imparato a fare mettendosi in gioco. Se questi sono i risultati che anche tu vuoi per la tua vita, se queste sono le cose che anche tu vuoi nella tua vita, che tu vuoi fare, che vuoi sperimentare, che vuoi vivere, ed è così che vuoi trasformare la vita, da una vita che ti è stata proposta, da una vita a cui ti sei adattato, alla tua vita, alla vita dei tuoi sogni, sono aperte le selezioni per il percorso Vita Straordinaria. Ti suggerisco di mandare la tua candidatura a info@divineconnection.one e se risulterà che sei pronto a fare questo passaggio, se sei pronto a fare quello che è necessario, allora sarà un piacere accoglierti in questo cammino che potremo fare insieme.